È il valdarnese Tommaso Pierazzi, il candidato per l'uninominale alla Camera del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Candidato alla carica di sindaco nel 2019, Tommaso Pierazzi attualmente è il capogruppo del Movimento Pentastellato in Consiglio Comunale a San Giovanni Valdarno. E proprio in Valdarno la visita a due aziende che hanno più volte evidenziato difficoltà a causa dei costi esorbitanti dell'energia, la IVV e la Polint. Ovviamente se queste aziende subiscono degli arresti sia nella produzione sia di alcune linee oppure dell'intera azienda, è ovvio che ne risente oltre agli imprenditori, ma sono soprattutto le famiglie e i lavoratori che ci lavorano e le famiglie, quindi anche intervenire su quelle che sono delle operazioni da fare sia per ristorare magari anche le piccole e medie imprese, che come anche ad Arezzo ce ne sono tante, di recente anche l'iniziativa di mettere le bollette alla vetrina per far vedere gli aumenti che ci sono stati, quindi azioni immediate ma anche a lungo termine che possano permettere soprattutto di superare l'inverno, perché chi chiude adesso, se è un'azienda grande, ha la possibilità comunque di superare l'inverno e di ripartire la produzione in tempi migliori, come farà l'IVV o come sta facendo la Polint. Ma chi invece ha una piccola impresa, chiudere in questo periodo vorrebbe dire perdere la stagione e può dire anche chiudere per sempre. Netta e chiara poi la posizione sul reddito di cittadinanza. I percettori del reddito di cittadinanza per due sensi sono state persone che non avrebbero potuto o avrebbero avuto difficoltà a lavorare, quindi minori, disabili o anche persone con grosse difficoltà a trovare lavoro. Un terzo invece che rimane, parte di loro lo ha percepito chi prendeva i cosiddetti stipendi da fame, quindi sicuramente nelle politiche attive bisognerà che va ricordato che comunque il governo Conte aveva messo a disposizione per le regioni 1 miliardo per i navigator, per far partire i centri dell'impiego. Va ricordato che 15 regioni sono in mano al centrodestra e queste regioni non hanno fatto partire niente. È ovvio che poi se va a saltare quello che era il fulcro fondamentale per far partire questa riforma, poi dopo la parte delle politiche attive è quella che poi ha zoppicato di più. Il programma del Movimento 5 Stelle infine resta molto sensibile ai temi tradizionali dell'ecologismo. Anche qui partiamo da delle azioni che abbiamo fatto sia a livello di governo, quando abbiamo introdotto il super bonus, sicuramente era un'iniziativa che andava proprio incontro a quella che è la transizione ecologica, a cercare di sganciarsi sempre di più dalla situazione del gas, ma ovviamente per noi è l'economia circolare e anche tutto ciò che è legato alle rinnovabili devono essere incentivate il più possibile, anche perché dati alla mano portano lavoro, portano PIL, quindi è tutto quello che serve anche all'Italia.